Avete mai fatto un capodanno senza luci? Magari con una stufa, che se no vi bruciate. Io ho finito le parole per trovare un modo e comprendere questo modo per il quale questa canzone di Hartman, mai sentito in tutta la mia vita, è diventata così virale su Instagram, perché non ho TikTok, non sono un decerebrato. Allora, amici, buonasera. Che dire, siamo reduci da una bella live, durata quasi 2 ore, una gran chiacchierata con Maxi Awesome 92, che stasera vedrete dopo di noi praticamente in live su YouTube con la preview di Survivor Series e poi c'è nella notte la reaction in diretta che fa solitamente per tutti i premium live event WWE e gli special di NXT, perché fa anche quelli. Di solito però qua su Twitch li fa. Vabbè, che dire, io non ho fatto dei ringraziamenti, posso dirlo? L'ultima volta. Non l'ho fatto perché me li sono effettivamente persi. Devo ammetterlo, alzo le mani, perché si erano iscritti al canale quando non eravamo in stream, quindi purtroppo non mi sono arrivate le notifiche direttamente. Quindi io ringrazio adesso e faccio mea culpa. Allegria 77, che è un bel nome. Dario 1295 e Mr. WWE 99, che non è un nome nuovo. Io l'ho già sentito. Se non sbaglio, è stato What's Next di The Shield of Wrestling, il programma qui su Twitch di TSOW. E quindi li ringraziamo, vi ringraziamo per il follow. È arrivato off stream, ma a maggior ragione ancora più grazie perché non siete arrivati qui per prendervi l'alert, per prendervi il ringraziamento live. Chad, c'è ancora lo starting soon, mi sa. A parte che sì, vabbè, non so se da levare o meno, però insomma, Out più. eccolo qui. La vedete? È bellissima, è soave. È una tier list. Perché oggi abbiamo una tier list sui match Ok, titolati, ma smontato pure io. non tutti. Allora, Matteo Feliziani, signore e signori, ladies and gentlemen, è qui, è pazzo, è malato. Non è vero, questo no. È reduce anche da una bella partita, ho visto, della Roma femminile, che ha ucciso l'Ajax, quindi una buona cosa Aveva a per sua volta Matteo. ucciso il PSG, quindi ancora più una buona cosa. È una buonissima cosa. Pirisi, Ma la siamo sento. live? Chat, siamo live? E in Sì, bassino? certo, siamo live. Sei anche bassino. Chat, cos'è successo? No, no, aspetta, ti sento basso perché ti ho abbassato io. Ti avevo un pochino abbassato io. Ok. Parla? Però non so se sei. Beh, Bu. sembra buono. Pare normale. Pare normale. Sì, Presi, siamo in diretta da 6 minuti e ho ringraziato dei follower che si sono iscritti off stream. Quindi, grazie. E poi E abbiamo la ringraziato tier me da. per questa bella tier list. Sì, è vero, la tier list l'ha fatta presidente AP Andrea Pirisi, signore Direi e l'MVP di questo podcast. signori. Lo dirai te, però ti posso dire che hai Può fare da fatto un bel regista, lavoro. può Hai fare le fatto tier un bel. list, può carriare, può fare tutto. Hai Ma fatto un non bel può lavoro. mettere la chat a schermo. Questo non ancora. Dai Dai. tempo al tempo. Let him cook, com'è che si dice? Ma Allora. tipo Batista, quest'uomo ha fatto tutto quanto, tranne battere Sì, me. effettivamente, molto Batista 2019, era Bruh, 2019, sì. bruh, bruh. No, non fare il bro. Allora, io sono reduce No, era prima, da. 2018. Ma sicuro? Che Sì, il match l'ha fatto perché nel 2019, però. Tima era prima, era un bel po' prima sta cosa. Era Non tipo so, long term storytelling. SmackDown 900, mi sembra fosse. Danzo, con Ric Flair, sì, c'era, vabbè. Che lo pestò di botte, Ma quello era dopo. divertente. La cosa con Ah, ok, quello era dopo. la frecciata c'era stata prima.
Ok, comprendo. Però è stato il primo seme per poi il match di ritiro di Batista. Bello. Che poi non so se è stato l'ultimo di Triple H, non me lo ricordo più. Questo è stato l'ultimo match di Triple H. Oddio. Quello con tua sorella nuda, mi sembra. Non esiste proprio. Mia sorella non 2019. esiste. Oddio, Non ma sai che mi ricordo sa più. che è stato pure il suo? Quello con John Cena. O Randy Orton, chi era? Non No, lo ricordo più. no, oddio, forse Randy. No, no, Randy è venuto dopo. Sì, quello con Randy, Super Showdown. Pazzesco. Ah, Colpo di scena. vero, Allora, in Arabia Saudita, perché il 2019 era in Arabia Saudita. vero. E Sì, era proprio dopo WrestleMania. Ric Flair, che domani purtroppo perderà questo record, è attualmente quello dell'Evolution col match più recente. Cioè, domani, stanotte. Stanotte. Per adesso Ric Flair è quello con il match più Ok. recente, però sì. Con le series è un altro discorso. E con le series abbiamo fatto amici. Un bel lavoro l'ha fatto Presidente AP e una tier list sui match per i titoli mondiali avvenuti nella storia delle series. Sono solo titoli maschili, per il semplice fatto che uno veniva troppo lunga e questa è una stream un po' chill, un po' tranquilla. Abbiamo detto, dopo di noi avete Max con la preview, poi c'è la live reaction, c'è tanta roba. Quindi per questo abbiamo deciso di stare distesi, tranquilli. Un sabato tardo pomeriggio, prima di cena, Sono bollè. 25 incontri nel chill. La cosa più tranquilla del mondo, e per questo che ora vado sul Discord per vedermi questa tier per analizzarla con voi. Allora, vi dirò. Ovviamente, premessa, non sono in ordine cronologico perché Tier Maker ogni tanto fa schifo e non te li mette in Lo sai ordine. come devi fare per compensare questa cosa, Andrea? Quando le salvi nella cartella, prima del nome di ogni cosa, di ogni foto, metti 01 punto, 02 punto, 03 punto. Ah, Così quando le vedi, importi te le forse metti in me le aveva ordine. ordinate per Fastlane perché magari c'aveva sempre il nome dell'anno dell'evento, allora. Possibile. È una cosa molto possibile. Allora, io mi sono dimenticato un'ultima cosa prima di partire. E a questo punto direi che partiamo in ordine sparso perché sì, va bene. Punto esclamativo rivista perché, signori, posso dirlo adesso, mi hanno dato il pass. È andata in stampa la nuova rivista di The Shield of Wrestling con la top 30 del wrestling mondiale, anche la top 10 del wrestling italiano, tanta roba. Numero 11, con questo comando andate a vedere per il pre-order tutte le altre riviste, i gadget, c'è tanta roba. E poi, punto esclamativo, playlist, che è la prima playlist di questo podcast su Spotify, tutto manco a dirlo gratis. La seconda è, punto esclamativo, Carlito, che purtroppo si è fatto male e salterà Survivor Series. A meno, penso sia kayfabe. Però non ho capito se è Penso kayfabe. proprio di sì, ed è pure una scelta Brutta? Sì. non per forza brutta, però strana. Allora, discutibile. Diciamo che il Questionable sostituto. choice. Ecco, il sostituto a livello qualitativo me lo accollo. A livello di storia non me lo accollo perché non c'entra niente. Per chi non lo sapesse, è Dragon Lee, che Match per da questo podcast è SmackDown Booker che T. guarderemo perché sarà bello, però altrimenti sarebbe proprio una pausa cesso. È stato bello anche l'ultimo podcast, l'ultima puntata con Max, e quindi c'è punto esclamativo Max, e tra poco, probabilmente nei prossimi giorni, verrà caricata su YouTube la live, e quindi sarà parte di questa playlist per tutti voi. Ultima cosa, punto esclamativo video, perché ci sono dei video esclusivi su YouTube, non è che c'è solamente Porco. l'archivio, c'è qualcosina di esclusivo e lo potete trovare tramite questo link. Bene, ho finito, possiamo partire, non so qual è la prima. Punto esclamativo, microfono nuovo per il mio nuovo microfono nuovo. Si sente meglio? Non serve il punto perché è arrivato. Ah, dici le specifiche hardware, ma che cosa sei? Zeb 89? Mi è già arrivato, Ragazzi, coglione. lo so che ti è già arrivato, me l'hai fatto vedere. Comunque. Tranquillo. Si parte, qual è la prima? Non lo so. Andrea c'ha la lista, comunque Randy Orton contro Shawn No, non Michaels. ho nessuna lista. Bene, Randy Orton contro Shawn Michaels, quale edizione? Questo è il mio quesito. Del 2000. Sembrerebbe. No, scusa, Sì, fammeli sembrerebbe di sì. prendere in ordine. Andrea, se c'hai la lista dei No, non ho match. nessuna lista. Comunque si partiva dal 2000, quindi sì. E Però dico, visto che stanno tutti incasinati, per averci una. controllateveli, io ho cancellato i file, non ce l'ho più la lista. E che ti devo Ottimo dire? lavoro. Allora, ti dirò, Brutto secondo me lavoro, cazzo, ci ho 2007. cercato di. Eravamo partiti dal Non ridere, 2000. 2007. Allora, 2007. Eravamo partiti dal Eccolo qui. 2000, però. Ah, si parte dal 2000, partiamo dal 2000. Non vogliamo Va andare in bene. No, ordine. non c'è.
Non c'è problema. Però già come sono... devi cercare un attimo la lista per fare un po' un favore. Sono al 2000, sono al 2000 e ti guardi, vado a vedere i match. Raga, non quindi non sono come facciamo sempre Survivor Series 2000 Wikipedia, molto facile. Lo so, però se me lo potete cercare voi perché io devo tenere la schermata. L'ho fatto io. Questo match per il titolo WWF ed è Undertaker Kurt Angle. Eccolo. Bene, ecco il primo. Qui vinse Angle 16 minuti. Oggettivamente non me lo ricordo. Mi dispiace, che vi posso dire? Guarda, io siccome ho tardato un attimo, speravo quasi che voi questi primi match ve li foste già fatti, perché veramente di questi primi match non so un cazzo, penso di non averli neanche mai visti. Tranne, vabbè, la chamber e cose così. Andrea, se poi non ti stacca troppo dal microfono perché non sì, si era sentito pensato. Niente. Sì, lo so, ci ho pensato. Un po' però si è sentito la parte importante, ovvero abbiamo dei problemi con i primi match in ordine cronologico, di questa series, che comunque una tier, da quanto abbiamo capito, che per i match mondiali delle series. Allora, io questo me lo ricordo 2000. Un po', non tantissimo, mi ricordo che era medio buono, cioè non era eccellente come match, è stato Caruccio, tipico match da Taker di quel periodo, con Angle che l'ha un po' carriato comunque. Eh sì, Undertaker però... del 2000 era, non mi ricordo se era Ministry of Darkness. No, era appena Badass. Tornato come American Badass. Era appena, ok. Appena. Era il 2000. Nel 99, quindi qui era già quindi fine non, non il suo periodo migliore. No, però comunque era badass. Allora sì, buono. Qualche reminiscenza, Non è che è zero assoluto, vuoto assoluto. Ma secondo me questo è da... oddio, tra buono e me non saprei come metto, perché... No, io sono positivo. Sufficiente. Io ti direi buono, sono positivo, sai, ma adesso vedo che tengo le Undertaker. Poi, prossimo. No. Comunque mi è venuta in mente un modo, per risolvere questa questione. Magari sono edizioni per le quali Mister Awesome ha fatto la recensione. Oh, sia mai. No, non credo che la 2000 ci fosse. La 2000 non mi pare l'abbia fatto. Allora, 2001 sì, me la ricordo. 2000 te lo dico subito. No, non c'è, perfetto, era prevedibile. Quindi 2001 me lo vado pure a prendere per il meme, ma me lo vado a vedere i voti. Però il match in questione, o i match, non so quanti sono, fammi vedere questo titolo femminile, questo di coppia intercontinentale europeo. Ma nel 2001 non c'è un cazzo. Nel 2001 non c'è. No, allora davvero? Il punto è che con le series era avvicinato al microfono. Soprattutto con le prime edizioni ci sono un sacco di edizioni dove il titolo non viene difeso. Tipo negli ultimi anni sì. È dal 2019 che non viene difeso un titolo mondiale. Pazzesco. E comunque è vero, del 2000... È del 2001, non c'è niente. Quindi si va al 2002. E nel 2002 non c'è bisogno di... non c'è bisogno di specificarlo. C'è l'Elimination Chamber per il titolo del mondo dei pesi massimi. E forse c'è pure... ce n'è anche un altro, ma iniziamo da questa. Chamber con Michaels, Triple H, Chris Jericho, Kane, Booker T, o Dragon Lee, come si dice qui, e Rob Van Dam. È qui, regà. È qui. Easy magnifico. Non penso ci sia bisogno di fare troppi discorsi, anche perché è iconica, è ben fatta, ha degli aneddoti sempre sul pezzo, ha tanti OMG moment, ed ha pure un finale gradevole, un finale feel good. Con la vittoria di Michaels. Quindi magnifico, siamo d'accordo. Non per Bretagne. Ottimo. E il prossimo è Big Show Brock Lesnar. Per il titolo WWE. Che è durato 4 minuti e 19. Anche ed questo è stato quello del tradimento. Caratteristico, devo dire. No, ma è stato quello del tradimento di Heyman a Lesnar, sono piuttosto sicuro. Sì, quello. Ok. E allora, regà, cazzo ne so. Non so se... Non è bellissimo, ma almeno in buono ci va. Dici in buono? Io volevo dire me. Ma per il fattore del tradimento, non lo so. È un fattore come match, è molto da me. Il match è cioè un me anche buono, però c'ha un contesto positivo dietro che lo da renderlo risicato, lo rende meritato questo me. Quindi direi me.
ovvero MEH, da pazzi. Allora, il prossimo... Bellissimo. 2003, andiamo a vedere, non so sinceramente che cazzo c'è. Triple H Goldberg. Davvero, sì. Eh sì. E che dire? Veramente bellissimo, 5 stelle. 5 stelle è poco, 5 e mezzo. Minus 5 stars. No, minus forse no, però una stellina sì. Una stellina proprio una. Una stella e mezzo, pieno. Brutto, 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 brutto. 11 minuti, il minutaggio sbagliato per Goldberg. L'avversario sbagliato per Goldberg, perché secondo me non si sono mai trovati bene lui e Triple H. Secondo lui. Quindi, secondo me è un aborto. Si deberia terzo intero. Sì, sì, Piero... anche senza meno, cioè anche prima, cioè subito aborto. Addio, dici un ragionamento anche troppo lungo. Sì, sì, cioè proprio istantaneo. Istantaneo, pazzo. 2004. 2004 avevamo, fammi vedere, eccolo qui, JBL Booker T. Allora, non me lo ricordo, dove sta? Allora, questo match aveva una stipulazione particolare. Sto cercando. Eccolo. Ecco, se JBL avesse perso, avrebbe dovuto lasciare SmackDown. Questa è la stipulazione speciale. Durato 14 minuti, ha vinto JBL, quindi non è servito a un cazzo. Eh sì, signori, devo proprio dirlo. Non me lo ricordo per un cazzo. Sì, silenzio stampa, ma è normale, perché... Cioè, non sappiamo che dire, se non ce lo ricordiamo, amici, questo io è... lo do da me, questo. Io volevo vedere chi parlava prima, sì. È proprio... È il match da regno di JBL, questo, regà. Ah, vabbè, se è un match tipico di JBL, si parte dal me, quindi... Direi che me, penso sia... doveroso. Cacoso. Me, corretto. No. Poi, 2005... Penso. 2005, e qui c'è anche la recensione di Maxi Soso 92, che vado a prendere. Incredibile. Però prima vado a prendere i match, perché abbiamo John Cena per Angle. 14 minuti. Cena Angle, dove cazzo? Nel tuo cuore. Rindo core. Io l'ho messo, Io l'ho messo, Aspetta. Ah, eccolo. Ok, meno male. Mettuto. Buono. In realtà non me lo allora. Ricordo. Allora, io sono andato a prendere la recensione. Non è male. Abbiamo un 3 stelle di Maxi Soso 92. Quindi siamo su quella linea lì di buono. Sto vedendo degli spezzoni della recensione. Per capire un po' come... No, beh, senza che ci mettiamo a vedere la recensione. Comunque... È sì. No, caruccio, come ho già fatto... Buone. Reputo sia è Kinder buono. Addirittura Kinder. Gustoso, devo dire, 3 stelle buono e quindi basta. 2005 finito. Sì, 3 stelle. 2006. Non so se c'è stato la mia età preferita. La tua? Ok. Sì. Sì. Allora, quanto abbiamo? Un match Batista King Booker. Sì, eccolo, l'avevo trovato prima. Sì, allora innanzitutto stavo scherzando, polizia, e poi sì, dovrebbe essere quello. 14 minuti, last chance match, perché se King Booker sarebbe stato squalificato o contato fuori avrebbe perso il titolo, ma penso che last chance forse ovviamente per Batista. Sì, sì. Però ha vinto. Questo boh. Fa un po' cacare. La mia onesta reazione è boh, ma c'è la recensione di Maxi Soso, non ci posso credere. Non è niente di che. Sì, allora, infatti, in realtà, allora aspetta. Per quello che doveva essere, allora, sto match partiva dalla cosa che doveva essere uno squash. È stato un match effettivamente, quindi è stato comunque più di quello che ci si aspettasse. Guarda, ti posso dire, sa che non è d'accordo con noi Maxi Soso 92, perché gli ha affibbiato una stella e mezzo. No, non ho detto che è stato bello, ho detto che è stato un match a differenza di quello che ci si aspettasse.
Sì, Zio però Pera. È come dire, ti aspetteresti molto da, cioè, una merda senza gambe, no? Però... Guarda, sto ascoltando perché sta dicendo che c'era attesa e c'era hype. Però lui... Mazza. Oddio, lo mandi a fare nel culo! No. Io guarda, io mi ricordo il periodo che seguivo, che prima delle series attesa hype un cazzo, c'era hype per vedere King Booker massacrato da Batista, cioè... Forse era quello. Vabbè, se dite così, allora... Se la gioca tra buono e me? No, secondo me è leggermente tra me e me. Buono, ah, è me, è più buono, me. No, okay. Il buono no, assolutamente. Allora è me, è un corretto me, devo dire. Dai. Devo percepire, no? Che devo dire. Ok, molto molto bene. Si può andare al prossimo perché non credo ci sia altro, vero? Ah no, non c'è proprio niente, quindi via. 2007. Qui c'è qualcosa di sicuro, vero? Quando ce ne sono due. Randy Orton, Shawn Michaels. È quello che già c'è sta adesso? E è quello... Oh, lo conosco! Non potevo usare la Switch Music? E dopo qual era quel secondo? Il secondo era Batista, Undertaker e Legna Cell. Eccolo. Aspetta, oh, questi sono tutti due bengherini, mi sa, eh? Beh, quello di Batista, Undertaker, quantomeno sì, l'altro non me lo ricordo. Randy Orton, Shawn Michaels era quello dove Michaels non poteva usare la Switch Music, sennò sarebbe stato squalificato. E non avrebbe avuto più un'opportunità al titolo finché Orton sarebbe rimasto campione. Poi se Orton però sarebbe... sì, mi sa che non visto, però vinse Orton. 17 minuti, quasi 18. È da buono questo, secondo me. Secondo me, sai. Sulla fiducia. No, cioè, purtroppo c'è il difetto del... quality match con stimolazioni limitanti. La stipulazione di merda. Adesso questo va in ottimo, ma anche in magnifico in realtà. Magnifico non lo so, ottimo secondo me ci arriva. Batista, Undertaker, sono anch'io sull'ottimo. Non ci ho visto epica io, però hanno fatto di meglio. Non ci ho visto epica secondo me Batista, Undertaker in questo NSL, ma è un signor match e merita l'ottimo, questo senza dubbio. Sì, siamo d'accordo, dai. Ma come Booker T vuole un altro titolo femminile a NXT? Basta! Ah, dai. Solo perché vuole che dà un titolo a Roxanne, cioè. Ok, sì, che è un po' modificato lui a NXT, ma non direi così tanto. Diciamo che... potrebbe essere farlo. Gentili... No, per essere gentili, Booker T a NXT è particolare. Al commento. Ok. Spazio. Sì, anche troppo. Sembrerebbe sempre un enfisema polmonare. È pericoloso. Allora... magari sì. Lo tengono lì perché se succede davvero sai gli ascolti. Oddio, ti immagini? Geniale. No way, brav. Allora, ci no siamo. Way, bro, se... quindi ottimo. No way, Jose, lo sapete che tipo ha un nome orrendo, bruttissimo, tipo Vizcarrondo. No, è un cacciatore Vizcarrondo. Allora, 2008. Ok. 2008, ci sono. Abbiamo un match... Jericho, John Cena e Chris Jericho, 21 poi... minuti, match poster. E poi, nota per la grafica, qui c'è Triple H e Vladimir Kozlov, però c'era anche Edge nel match. E sì, era un triple threat, e la parte bella è che l'ha vinto proprio Edge questo match. E l'ha vinta Kozlov. Madonna, se la... cioè, Kozlov campione è una cosa... l'avrei voluto vedere. Posso fare un sondaggio? Non adesso, però... cioè, davvero, Kozlov campione o Jinder Mahal campione, qual è il peggiore? Ma a me Kozlov piaceva. Cioè era un cesso, però lo marcavo. Il mazzuoliere moscovita ti casava. I primi tempi prima che diventasse una barzelletta con Santino non era male. Vabbè. Era un Monster Hill. Nei giochi lo usavo. Era un Monster Hill che come Hill ci stava, ma come atleta, insomma. Allora, Monster ci stava, ma come Hill un po' meno. Sì, come Monster è ok. Ora guardate le foto di com'è adesso con tutta la barba che è veramente... sì. No, l'ho già visto, mi ha gasato, mi piace. Fermi tutti, quindi dobbiamo decidere le nostre care supposizioni per l'incontro in questione. Quindi, Jericho, Cena? Beh, che dire.
Nulla, perché non lo no, per me allora è sicuramente buono. Non mi ricordo se però è un buono elevato che può tendere all'ottimo. Questo non me lo ricordo. Però è buono, eh. Me lo ricordo decente. Guarda, se non abbiamo sti gran ricordi, piazziamolo in buono sulla figura. In buono. Yeah. Cosa hai detto? Sì, dai. No, ti prego, Lo sapevo. sono stato io, non dovevo dirlo. Allora, il prossimo è il Triple Threat. Triple Threat quanto cazzo gli diamo? Ma... Cazzo ne so. Madonna. Dice da me? Sì, questo è da me. In me perché ci non sta. Ha vinto Vladimir. Sì, è da me. Ottimo. Oh, fermi tutti, ho trovato lui. Survivor Series 2008 Review, un canale americano, 1600 views. E ha dato 2 stelle, quindi ha ragione. Guarda, anche di questo match... ha fatto la recensione Max, tra l'altro. Del 2008, davvero? Sì, ma era una recensione che doveva fare da prima che smettesse di farle, anni fa. E gli è rimasto sospeso e l'ha fatta poi di recente. Pazzesco. E Sina Jericho 3,5 stelle, quindi signori, sì, va detto, è corretto. Bene, e let's go. Prossimo, 2009. Vado a prenderlo, Che non mi ricordo se c'è roba o meno. Io oh, bello! Dal fare battute tipo, 2009, l'età di mia moglie. No, guarda, cioè, ci pensa Nello Taver per fare questa roba. Fermi tutti. 1, 2, ok, 2 triple threat. Undertaker, Big Show e Chris Jericho. Titolo mondiale dei pesi massimi. E John Cena, Triple H e Shawn Michaels, 21 minuti. Titolo WWE. The Heartbreak Kid. The Heartbreak Hawk. Okay. Sono doppio triple threat. Allora, non so. Che dice? No, da Cena, Michaels e Triple. Cena, Michaels e Triple per me è ottimo. Non solo per l'inizio. Guarda, sdrogo. Nel che senso che non esatto. Te lo ricordi? No, sdrogo è la mia risposta ufficiale al match. È un rating. Categoria sdrogo. Ah, ok. Dovremmo aggiungerla alla categoria sdrogo che sta sopra. Non lo so, non penso. Comunque, allora, diciamo che è più bello, secondo me, pure il post-match Raw del giorno dopo rispetto al match con tipo con Shawn Michaels mezzo mortificato lì. Può essere, sì. Sarebbe stato divertente, però ti posso dire, penso di avere una scelta compiuta. Triple Threat, Undertaker, Chris Jericho, Big Show in buono, sì. E l'altro in ottimo. Ci sta? Penso sia corretto, sai. Ma non sono male entrambi, uno semplicemente migliore, sì. Che è quello per il titolo WWE. Allora, vado a prendere il 2010, dai, subito. Siamo lesti. Ma Wade Barrett con il Nexus. Oddio, aspetta. Mamma mia. 2010 è quello con la grafica tutta storta o è un altro di... Aspetta, non lo so, fammi vedere. Allora, fermi, ci pensa il creatore. Allora, c'è. Ah, eccolo, trovati. Ecco. Perfetto. Allora, abbiamo Wade Barrett, che era il main event, contro Randy Orton, questo me lo ricordo, per il titolo WWE, 15 minuti con John Cena, arbitro speciale, tra virgolette. Allora. Boh, fa un po' cacare. Sì, è da me, secondo me. Non è niente di che. È stato deboluccio, però. Capito? È stato deboluccio. E soprattutto l'aggiunta di Cena non è stata questo granché. Un po' moscio, sì. Forse rasenta la sufficienza? Forse sì. Rasenga. Però no, non ho detto Rasenga. Allora. Ecco, il prossimo è da me invece, punto, perché Kane contro Edge è finito in pareggio per il titolo del mondo dei pesi massimi. Quindi aspetta, Cena contro Barrett contro Orton? Barrett contro Orton direi me. Sì, ok. Però è un me più altino, invece è un me netto Kane contro Edge, secondo me. Contro Edge, a parte che è finito un pareggio già per quello, vaffanculo. Mi dispiace. Okay. Oggettivo arrabbiato? Sì.
2011 l'edizione di Rock e Cena. Qui non ho trovato le match card, qui ho messo le foto degli incontri. Big Show, Mark Henry e Alberto Del Rio, CM Punk. Sì, Big Show, Mark Henry era finito in squalifica dopo 13 minuti. Ed eravamo nei Hall of Pain, se non sbaglio, di Harry. Yeah, Hall of Cock. No, no, non si chiamava così. Sarebbe stato appropriato? Penso di sì, però vabbè. Allora, CM Punk del Rio me lo ricordo, è buono. Sì. CM Punk del Rio è un buon match, sì, secondo me. È vero. Per quanto entrambi siano odiati per motivi diversi, il match all'epoca fu buono e per me è tuttora buono. Ma poi invece, domani, stanotte Phil, poi lo rivediamo, quindi... Vero, oggettivamente sì. Ah sì, io vedevo mandare i pronostici miei. Breaking news, CM Punk è stato spottato a Chicago. Madonna, che culo. Allora, il nostro amico americano ha fatto anche la recensione di questo e gli ha dato 2,5 stelle. Quindi sì, se vogliamo dargli un me, possiamo dargli un me, perché no, effettivamente... No. Buono, buono, è sufficiente, oh. Ma è un buon sufficiente. Big Show, Mark Henry? No, CM Punk... tu stai io dicevo Big Show, Mark Henry, perché ma buono, sì, siamo anche d'accordo. Quello, con... Anche quello, secondo me. Vero, 13 minuti dove si sono menati, però finita squalifica. Certo, è una squalifica che è servita, poi hanno fatto le rivincite, quindi mi sembra Vengeance, o forse l'hanno fatto prima Vengeance. No, Vengeance l'hanno fatto. E poi dirsi. Sì, e poi dirsi. Lo mettiamo in buono come tributo a Big Show, che ormai poverino non può neanche star dritto, ho visto delle no Big Show io, ma lo sapete che l'ho visto io lo spot di Big Show a Full Gear, che ha preso una body slam su una macchina. Quello non l'ho visto io invece. È Powerhouse Ops, la body slammato su una su la vetrata di una macchina sul cofano, pazzo. Vogliono morto. No, si vuole morto, mi sa, perché l'avrà accettato lui di fare questa roba. Un spero po' scemo. Pagato bene. Penso di sì. Cazzo, bene, di sì. Va bene, quindi Punk del Rio buono e questo buono. Sì, dai. Siamo lì. Allora, Survivor Series 2012. Attenzione, tutti questi io me li ricordo perché li ho visti. Perfetto. Abbiamo The Miz nel poster. The Miz che diventerà nuovo campione intercontinentale nel 2000 mai. Abbiamo qui invece Sheamus Big Show. 14 minuti. Finito per squalifica pure questo, quindi è una calamita per le squalifiche, questo stronzo. Big Show, sto dicendo. Quindi, boh, io qui sarei per un... Me lo ricordo decente io, però. Scusa, Big Show, c'è... Sheamus e Triple Threat? L'altro è il Triple Threat, CM Punk, Ryback e John Cena. Okay. Ryback ha detto che se torna CM Punk stanotte si ritirerà definitivamente. Basta, no, non ce la faccio. Per favore, Phil, torna. Okay. Phil, dai, facci sto favore solo per questo. La pazza. Bravo, Phil, zio Pera. Per allora... me, tipo, adesso, dopo che ha letto sta cosa, tipo, si chiama proprio, tipo, chiama il triplo e gli dice, senti, io voglio tornare, io mi mancate, sono stato uno stronzo, tipo, chiedo scusa per tutto quello che ho fatto. Allora, vi dirò. Pagherei. In questa edizione, ma c'era il team Cobro contro i 3MB. Che spettacolo. Vabbè, Big Show Sheamus buono, secondo me, accettabile. Buono. CM Punk, Ryback e John Cena è un gradino sopra, ma per me è buono lo stesso, non è da sì, ottimo. Sì, match che a me diverte, mi ha sempre divertito, buono, pieno. E basta, basic, normale. Bene, 2013, fammelo vedere. 2013 me lo ricordo, è Randy Orton, Big Show e va in aborto. Sì, aborti... non è aborto, ma è abortissimo. Donna, addirittura, già c'è scritto nella grafica. Dico, osceno, che grafiche del cazzo, comunque. No, nel 2013 erano grafiche tutte un po' filtro del Samsung cartoon. Cazzo. È stato un casino trovare queste grafiche. Guarda, ci dovrebbe stare, Andrea, un subreddit che io uso. No, le ho prese da quelle, però... C'è stato un subreddit, so tutte grafiche di match dei pay-per-view. Lo so, l'ho presa da quelle, ma anche lì non è che fosse sta gran qualità. Il 2013 purtroppo non è stata un'edizione memorabile. Però ha un gran poster con la Wyatt Family. Il più difficile più difficile di cui ho trovato le grafiche, penso sia stata la Rumble del 2004 o Mania 20, non ricordo, perché c'erano tipo la grafica sugli schermi televisivi, tipo, e quindi praticamente erano tutte quante storte che non si capiva niente.
Ah, pensavo per Chris Benoit che l'hanno censurato. Madonna. Allora, fermi che ci siamo. Sinale del Rio è buono. È sufficiente. Boh, avrei detto me, però sì, ci sta. Secondo no, è oddio, non lo so in realtà se metterlo a buono o meno. È che io, avendolo considerato sufficiente, non voglio metterlo in me. Però, boh, quanto è durato? Fa vedere. 18 minuti. Forse è stato un po' pesantuccio. Comprendo. Se dite me, ve l'appoggio, eh. Io rimango sul me. Sì. Allora me, dai, ci sta. Un delizioso allora, me. Poi abbiamo... 2014, il debutto di Sting. Sì, no, 2014 non ci sono match per il titolo mondiale, perché qui c'è solo un campione, Brock Lesnar, che ovviamente ha saltato. Sì. E ci sono due match titolati in 8 match in card. Sono i titoli di coppia difesi, non difesi perché li hanno persi, Goldust e Stardust, contro Damien, Mizdow e The Miz. E il titolo delle Divas di Nikki Bella, che ha sconfitto e detronizzato AJ Lee. 2015, qua c'era il torneo, vero? Sì, il torneone. Ha avuto la finale Roman Reigns di Nemos. Questo... E questa finale non dire... è stato sto gran match, però buono. Dici buono? Beh. Penso sia buono quello. Esatto. Allora, durata 9 minuti, però avevano già un match, quindi va bene. È stato abbastanza a senso unico in realtà con me. Sì, perché Ambrose non sembrava mai che avesse l'opportunità. Non è stato mai una minaccia quel match. Esatto. Oh, buonasera Enrico. Sì, questa è la serata di Sheamus 5-15. Perché è incassato. È stato un match abbastanza piatto, non è successo quasi un cazzo di rilevante, è stato a senso... Cioè, non c'hai mai avuto l'impressione che dici vogliono provare a fare lo svervone con Dino, mai. Io lo metto in me proprio per quel motivo, cioè è durato poco, quindi manco c'è avuto la cosa della lunghezza che gli ha dato un po' di build up. Ma infatti anch'io non ero molto convinto sul buono, perché me lo ricordo, l'ho visto proprio da fiero tredicenne, questo match, e ero un po' scazzato, ho detto ma potevano fare di più, c'è capito, un po' moscio, doveva essere un momento più importante, poi... Con l'incasso di Sheamus si è capito perché non hanno fatto una roba epica, però non è per poco, ma non arriva al buono per me. Quindi il discorso uguale a prima. Con due me si va al me. E Sheamus, manco a dirlo, non l'abbiamo messo perché Sheamus che incassa non lo mettiamo nella tier list. Non è giudicabile. E ora io vedo che fino al 2019 non è stato mai difeso un titolo mondiale. Sì, e poi da dopo il 2019 non è più stato difeso un cazzo. Sì, corretto, perché abbiamo questi tre match. Quindi siamo al 2019. Vado a fare un check, ma è così, sono sì, sicuro. Sì. Perché ci sono gli scontri tra campioni, ecco perché. Ma sì, va, sì. Culo. E poi dopo quelli c'erano i War Games. Esatto. Bene, vado a riprenderlo. Eccolo lì. Iniziamo da Adam Cole Pit Dunne. È titolo NXT. L'ho voluto War Games, perché è stato solo uno e quello di quest'anno. Sì, sì, è stato l'unico tema che c'è stato dopo la guerra tra brand. Quindi quando hanno smesso i titoli, i match tra campioni, il campione era comunque messo nel War Games, quindi non c'è stata la difesa. Yes. Adam Cole contro Pit Dunne, ottimo, dice Enrico, lo appoggio. Molto ottimo. Lo appoggio come ottimo. E non arriva magnifico semplicemente perché non c'aveva l'hype da altri match, però è ottimo. Esatto, è stato veramente un match che è stato ottimo. È un match che è stato deciso la sera prima a TakeOver, perché Pit Dunne vinse il Triple Threat con Killian Dane e un altro, mi dispiace non me lo ricordo. E mentre Adam Cole fece il War Games, bellissimo, perdendo pure perché vinse il Team Ciampa, e poi la sera dopo hanno fatto questo banger. Quindi complimenti GG. GG pure a Ray e Brock, perché hanno fatto anche loro un bel match per il titolo WWE. C'era stata tutta la parte con Dominic che dava proprio l'impressione che potesse anche vincere Ray, hanno certo. Sì, è il miracolino sfiorato, davvero. Strana idea, sì, anche questo secondo me va in ottimo comunque. Sì.
Mi è piaciuta l'insana idea, simpatica. E che divertente. Poi c'è il tubo in ghisa, la 619 padre e figlio, molto divertente. Sì, sono d'accordo, io lo metterei in ottimo. Cole mica si era pigliato con la Air Raid Crash dalla cima della gabbia sui tavoli, o sbaglio? Non sbagli, è corretto. È così che ha vinto il Team Ciampa quell'anno, i War Games. Il War Games, no, i War Games. Bene, quindi ottimo, meritato. Sono d'accordo. E manca l'ultimo, quindi The Fiend contro Daniel Bryan. Io non Titolo so se universale. metterlo in me o in buono, perché sto match c'ha sempre, c'aveva lo stesso solito cazzo di problema di tutti i match di The Fiend. La cazzo di luce rossa che non mi faceva tenere traccia di un cavolo di quello che succedeva dentro il match. Guarda, è un... cioè, sì, però se io... cioè, se non calcolo le luci rosse, a me sto match comunque piace, quindi per me è un buono, abbastanza convinto. Io sono sul buono, perché me lo ricordo, allora questo è un premium live event, all'epoca ancora pay per view, molto importante per me, perché è stato l'evento WWE che mi ha riportato nel wrestling dopo quasi 2 anni di assenza, 2 anni di pausa che mi ero preso perché avevo iniziato il mio strano viaggio, che tuttora è strano, bello, però strano, nel Un mondo del cambio di calcio. sesso. No, no, non credo. E quindi avevo occhi solamente per il calcio, la Serie D e tutte queste cose. Poi Il con il calcio, la tempo, figlia. no, non, per favore, non mi definite italiano medio perché vi giuro, potrei Peccato. impazzire. Allora, poi però ho riscoperto con calma il wrestling, con WrestleMania 35, SummerSlam, no, con calma, e poi mi sono detto vaffanculo. Fammi vedere, vedo delle series un po' strane, c'è pure NXT, magari c'è qualcuno di Ganzo. E da lì ho ripreso tutto il periodo che mi sono perso e ho ripreso costantemente a guardare. E Ho poi vabbè, è ripreso uscito tutto il periodo Wrestling. che mi sono perso, me ne sono pentito. Sì, un pochino sì. Non hai nominato la figa, non sei italiano medio, Giacomo, lo so. Avete hype per questo Survivor Series War Games? Abbastanza. Abbastanza, sembra bellina la card, anche se è corta. I War Games sono sempre War Diciamo che Games. appunto, diciamo che i War Games ormai sono diventati non allo stesso livello, ovviamente proporzionati al tipo di match e di hype dell'evento, diventati come la Rumble. Tu comunque c'hai hype per i War Games. Ci sono due Vero? cose che io voglio in questo momento nella vita. Uno, sono dei bei War Games, e due, è CM Punk alle series. Quindi sì, ho molta voglia di vedere l'evento. Io a oggi, effettivamente, in WWE, voi un War Games brutto l'avete mai visto? No. Sì, quello dove si sono cagati addosso in mezzo al ring è un po' brutto, devo dire. Madonna, addirittura. Andrea, ho detto Allora, nella vita basta. reale, non nei sogni. Ah, ok. Brock Non Lesnar, nel Rey Mysterio e Adam mondo Cole, onirico. Pete Dunne vanno in ottimo e io rimango sul buono. Definito Daniel Bryan, ragazzi, è stato tipico del Fiend, ma Daniel Bryan non ha sbagliato niente e ha Quella era portato Survivor poi... Series Gubbio. sì, vabbè. E ha portato intanto un cambio di personaggio lieve ma comunque marcato di Bryan e un ottimo match alla Rumble, lo strap match. Quindi io gli dico buono, vi dico buono anzi. Da Andrea, quando sono tornati i bene. War Games, no. Cacapupù. Questa cosa Grazie, non l'ho. apprezziamo. Quindi buono? Non so, lui ha detto cacapupù, ti ha detto buono. E te che hai detto? Lui ha detto buono, secondo me, vai, piazzalo in buono. Non Ero l'ha. indeciso tra buono e me, ma quindi direi buono. Se No, voi no, dite se mi buono. ricordo Caruccio, sai. Guarda, il discorso è che le luci rosse rompono tanto i coglioni. Secondo me c'è un brutto ricordo per quello. Lo so, ma è comunque parte del match, è quello il problema. Però Dai, è una dice. parte minore, Fallo secondo per me. Bray Wyatt, cioè se poverino. No, questa Ragazzi, cosa non... io già so mio, mi ci mettete pure queste luci per tutto il match. Io ho perso altre 3 diottrie a sto match. Coraccio. In Io questo lo quell'anno, io in metterei... quell'anno sono passato da tipo 3 a occhio a 3,25 e 3,75, probabilmente in quell'anno del Fiend.
Vabbè. Comunque, dai, Matteo, adesso ti tolgo il dubbio. Comunque, siamo 2-1, quindi... Sì, no, l'ho detto, metto buono perché sto comunque 2-1. Grazie. Allora, fermi tutti. Enrico dice gnè. Guarda, te dici, perché lo metteresti gnè? Te lo ricordi bruttino? Io me lo ricordo sufficientissimo. Va bene, fammi vedere un po', perché volevo vedere un paio di cose. E tra una decina di minuti direi che andiamo tranquillamente in pace e andiamo a fare sì, anche culo, perché no? Mi inizia la puntata del nuovo di Doctor Who, quindi hai visto CM Punk in WWE l'ultimo di Corey Graves, questa l'ho presa solamente per Andrea Perisi. Allora, come già fa, è tornato Corey Graves a SmackDown perché era tornato dalla paternità, non è più padre, è tornato. No, non lo so, magari può anche essere avvenuto qualcosa di tragico in questi ultimi minuti, ore. Vabbè, il telecronista della WWE, parlando di Kevin Owens, ha affermato che Kevin Owens became a monster to fight the monsters of the world, che è una citazione a un promo in Ring of Honor del 2003 di Punk. Te stesse parole. Purtroppo no. Mi ricordano troppo i complottisti. Tipo prendono questa gomma è rettangolare, c'è un 9, c'è un 1 dentro il codice a barre, il 911, anche le torri gemelle erano rettangolari, quindi le gomme tipo ci hanno fatto, cioè, non lo so, io ste cose poi sì, volendo possono essere pure, magari lo stanno a fare pure apposta i performer, magari non succede nemmeno, però tipo lo stanno a fare apposta a creare sto hype. Secondo me può essere tranquillamente a controllo, infatti. Per me Punk torna a fine main event, ma speriamo di no. Torna, ok. No, Punk torna 90, a fine show. 80% non torna, secondo me. Torna a fine show, nel senso proprio dopo la fine dello show e trova l'arena vuota. Io l'ho detto in due live distinte, vaffanculo. Quella con Max e quella con The Shield of Wrestling a What's Next ieri. Sì, era ieri. Io sono dell'idea che non torna e spero non torni, perché la WWE non ne ha bisogno, a mio modo di vedere. Se era per i Dream Match, i match inediti, per me siamo fuori tempo massimo, mi dispiace, se era 5 anni fa avrei detto di sì, e quindi vaffanculo. Questo è il proprio, quindi vaffanculo è la mia chiosa al discorso. Allora, si chiude con questo buono, vero? Yes. Yeah. Allora, vi volevo prendere una informazioncina simpatica. Devo prendere però il gruppo di Dinu, perché mi serve lui. Che purtroppo non è in chat, se no me lo facevo direttamente mandare. Quindi, insomma. Allora, fermi tutti. Eccolo qua. Allora, io stavo guardando un po' la World Tag League. Perché quando io ho parlato di Francesco Akira in New Japan, che aveva la Super Junior Tag League poi vinta e godo ancora con TJP in finale contro House of Torture, Sho e Yoshinobu Kanemaru, è partita anche la World Tag League. La World Tag League divertentissima, perché come abbiamo detto prima, abbiamo detto anche qualche stream fa, abbiamo presentato i team e c'era Yota Tsuji assieme a Zeta. E chi cazzo era questo Zeta? L'abbiamo scoperto. Bene, sì. Zandokan Junior, ok. Io quando l'ho letto ci sono rimasto, dico cazzo, sarà un nome grosso, uno che ha lottato quando stavo in escursione, Zandokan Junior, porca puttana. Sono abbastanza basito. E dopo non so quante dopo tre giornate, sì, Enrico letteralmente, esattamente Enrico lui. Un po' esagerato forse, però no. Allora, vi leggo la classifica dopo tre giornate dei due gruppi, perché sono due gruppi, e poi basta perché abbiamo finito. Allora abbiamo a zero i Gates of Agony, per chi non li conoscesse stanno spesso in AEW e Ring of Honor, soprattutto Ring of Honor. E poi abbiamo a due punti Shota Umino e Ren Narita, che sono i moschettieri. Poi Kaito Kiyomiya e Ryohei Oiwa, e Ibiru e Yujiro Takahashi, Tomohiro Ishii e Toruyano, Koglin e Kid, che sono i World Ox, mi sembra. E per finire, Crowns Up per Greto Khan e Enare. Quindi, però non sono primi, perché a 4 punti in solitario sono tutti a 2, tranne Gates of Agony, e poi a 4 ci sono i TMDK, Shane East e Mickey Nichols. Che meme ring name dei giapponesi, sono simpatici, ma poi Evil va preso per il culo
di default. Ok, questo è il girone A. Mi sai dire qualcosa sui Billington in MLW, che hanno smesso di lottare in MLW un anno fa? Ecco cosa ti posso dire sui Billington in MLW. Però lottano ora in Inghilterra, anche in compagnie importanti come la Progress, la Rev Pro, compagnie grosse. Sono pur sempre due atleti che abbiamo visto anche in Italia, con la SIW. Hanno fatto un paio di match accettabilissimi. Non sono nulla di che, mi dispiace se sono un po' troppo crudo, ma in quanto relatore, assieme a pochi altri del wrestling in Italia, wrestling italiano e non wrestling WWE, che cazzo sono per fare una roba del genere, vi posso dire che i Billington sono un tag team giovane e quindi non è che abbiamo grandi pretese, però c'è chi li gonfia e no, sono un tag team normalissimo, niente di che. Bene, girone B abbiamo, l'ho perso, eccolo qui, a 0 punti, e non me l'aspettavo, i Bishamon, i Rocky Gota e Yoshi-Hashi. Poi Minoru Suzuki e Yuji Nagata, ovvero quanto? 120-110 anni 2. Il promo dell'altro giorno, tipo, Suzuki che praticamente stava lì, e non mi ricordo se non gli voleva dare il cambio, non era riuscito a prenderlo. E lui tipo dopo il match della Mixed Zone, diciamo, gli ha fatto: no, non mi fa schifo toccarti, vecchio di merda. Un po' esagerato, eh. Come se poi lui fosse molto giovane. No, no, io non ti ho dato il cambio, a me mi fa schifo toccarti. Levate, tipo. Allora, è scappato Pirisi. Non so se è scappato perché non ci stava, non si sentiva, o meno. Potrebbe tranquillamente essersene andato senza dire niente, in caso potete insultarlo in chat anche la prossima volta. E seconda cosa che volevo dire... Ah, già, continuo. Insulterò in DM. A zero ci sta Bad Luck Fale e il mio amico Jack Bonza. Sì, no. Fa sempre... Perché non te l'aspetti, dici Jack Bonza. Cazzo. Ok, a 2 punti, Yota Tsuji e Zando Khan Jr., che non so se hanno vinto in questa giornata oppure no. Zando, ok. E vado a vedere se hanno vinto. Hanno vinto davvero contro Minoru Suzuki e Yuji Nagata, eh sì. Quindi perfetto. E poi, la giornata 4 scorsa punti per... l'ultima. Sì. Non so se oggi pure stavano show. E quando? Stamattina. Non lo so, questo è di quando è questa notizia? Guarda, il risultato di Suzuki, Nagata e... Allora, questo risultato che ti ho detto io era di ieri, quindi ci appunto, sta perché l'avevo letto in ufficio, che non sia l'ultima. Vabbè, comunque, questa è la terza giornata, tanto poi nella prossima ve ne renderemo conto. È divertente farlo. E a 4 punti, il Lord Taichi e Yuya Uemura, gran team. Poi Soberano Junior e Atlantis Junior, che credo siano luciador della CMLL, però. E per finire, la Monster Sauce. Ma chi sono la Monster Sauce? Archer e... Alex Zane. Alex Zane. Ex WWE, e in molti non lo sanno che Alex Zane è un ex WWE, perché c'è stato per 7-8 mesi a NXT e poi l'hanno rilasciato perché non sapevano che farsene. Male, brutto errore della WWE, per essere sincero, perché è un grande atleta Alex Zane. Secondo me ha pure mix skill accettabilissime. Sì, sì. Quindi, brutto errore della WWE di quando era 2 anni fa, 3 anni fa. Vabbè, poi a sostituirlo è arrivato Grayson Waller, quindi non è, sono cascati in piedi, come si suol dire. Quindi, bene per loro. L'ultima cosa che vi devo dire, non c'è Pirisi, volevo farla proprio a lui questa curiosità, però ha detto, ha scritto che deve scappare, quindi quantomeno ha scritto. Ed è, parlando di Minoru Suzuki, un fatto divertente. Infatti, signore e signori, è stato scoperto che Suzuki ha fatto un... questo lo sapevamo. Però è stato protagonista nel background di un episodio di One Piece. Sì, episodio 336. C'era un personaggio dal nome Kazeno Minoru. Indovinate un po' vedendolo in immagine a chi somiglia. Bravissimi. Fottuto Minoru Suzuki. Quindi sì. Eccoci qui. Tra l'altro
Vabbè, Tiger Mask, io avevo letto una roba divertente, ma niente. No, no, quello no. Tiger Mask, avevo una cosa da dire io però di Tiger Mask. Fermi, però me la devo cercare perché mi è venuta in mente adesso in questo momento a caso. Eccolo lì, Tiger Mask avrà un adattamento live action italiano. Il manga di Tiger Mask... Ci sono, ok, ho detto che Tiger Mask avrà un live action nuovo e sarà prodotto da una casa italiana. La Fabula Pictures e Brandon Box sono due case italiane che cureranno la produzione di questo live action, che hanno anche fatto un commento, fammi vedere. Siamo orgogliosi di annunciare questo ambizioso progetto che conferma la nostra passione per la ricerca di storie universali, capaci di emozionare e coinvolgere sia il pubblico nazionale che quello internazionale. Questa partnership con Brandon Box e Kodansha rappresenta un passo importante nel posizionamento strategico della nostra azienda nello scenario delle produzioni audiovisive. In altre parole, gli garbano gli anime. Quindi sì, un live action italiano, e lo faranno su Tiger Mask, l'uomo tigre, come cazzo volete chiamarlo, tanto è uguale. Bene, se mi lasci Dio can... vabbè, sì, è Tiger, sì, Fregna. Tiger. È fuoco, si può dire. Bene, amici, siamo in chiusura. Siamo in chiusura perché la tir l'abbiamo fatta. Abbiamo detto un po' di cose divertenti, New Japan, notizie simpatiche. Abbiamo parlato anche di CM Punk, perché tanto era impossibile non farlo. E non penso ci sia nulla di bollente delle prime ore. De bullire i Deiz, vaffanculo. Ok. Adam Copeland si rifiuta di parlare male della WWE, bravo Edge. Ok. Differenza di qualcuno. Vabbè. Ah, vi volevo menzionare appunto che c'è stato un possibile turnil a SmackDown, questa cosa non l'ho detta, di Ridge Holland. Un possibile turnil a SmackDown di Ridge Holland sui Brawling Brutes, ma dico possibile perché non era netto, e lo saprete vedendo il match o vedendo le lights. Buone Survivor Series, ragazzuoli, io guardo domani pomeriggio, se mi becco gli spoiler ammazzo qualcuno sul gruppo, mi sembra esagerato, Enrico. Però grazie per essere passato e ti diamo la buona serata, pure noi, perché siamo in chiusura per davvero. Ricordo, l'appuntamento è settimana prossima, per sapere quando, vi ricordo Instagram, gli Afapi Memes, con le storie, sapete sempre quando siamo in diretta, se no seguendo questo canale avete le notifiche attivate, e per il post show di Survivor Series, per parlare delle series insieme, e quindi vediamo un po' come saranno andati questi War Games e se l'uomo Pepsi avrà fatto o meno il suo tanto agognato da nessuno ritorno. No, da qualcuno sì, qualche decerebrato c'è sempre. Gente. Hai ragione. Bene, appuntamento settimana prossima, amici, sempre qui su questo canale veramente brutto. Ciao a tutti e buone Survivor Series! Ciao!